L'Abruzzo partecipa all'edizione 2022 della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Fiera Milano City dal 10 al 12 aprile. Uno spazio promozionale di oltre 300 metri quadri sotto il coordinamento congiunto dell'Assessorato regionale al turismo e delle due Camere di Commercio di Pescara Chieti e del Gran Sasso d'Italia. Daniele Damario, Assessore al Turismo, Regione Abruzzo. Assessore, gli strascichi della pandemia, la situazione internazionale confermano sempre di più una tendenza alla vacanza di prossimità, alla riscoperta dei borghi, delle tradizioni, del buon cibo, tutte caratteristiche che la nostra regione possiede. Ma sicuramente sì, usciamo da un periodo sicuramente in cui il turismo è stato il settore più massacrato dalla pandemia. C'è tanta voglia di tornare a viaggiare, c'è tanta voglia di farlo magari in sicurezza e magari in prossimità. L'Abruzzo ha tutto quello che un turista può desiderare per passare una vacanza tranquilla. Diciamo che il core business del nostro turismo è comunque ancora rappresentato dal turismo legato al mare, legato alle nostre spiagge, legato ai nostri 130 km di spiagge che offrono praticamente tutto, dal litorale nord, diciamo, fino a Pescara sabbioso, per poi a quella che è una nuova scoperta del turismo abruzzese, che è la costa dei Trabocchi. Ovviamente a questo uniamo la possibilità di fare molto turismo attivo, esperienziale, legato alle montagne, legato ai borghi, legato all'enogastronomia, legato alla cultura, legata ai nostri parchi. Vorrei ricordare che secondo me oggi la parola chiave è sostenibilità. Diciamo che secondo me l'Abruzzo rappresenta già un modello di sostenibilità a livello nazionale e anche sicuramente europeo. Vorrei ricordare sommessamente che noi siamo comunque la regione più industrializzata del centro-sud, però a questo uniamo riusciamo a farlo convivere con tre parchi nazionali, un parco regionale, una miriade di aree protette, quindi diciamo che siamo già un modello di sostenibilità e abbiamo tutto quello che un turista può desiderare per fare una vacanza rilassante. E qui a Fiera Milano City, alla Borsa Internazionale del Turismo, l'Abruzzo si presenta con uno stand meraviglioso e con una galleria multimediale che mette in evidenza le tante meraviglie della nostra bellissima regione. Ma diciamo che dopo 2-3 anni torniamo con un padiglione importante all'altezza della situazione, all'altezza della nostra regione, di quello che la nostra regione può offrire ai turisti. È una presenza importante di circa 300 metri quadrati dove si evidenzia la possibilità per tutti di venire in Abruzzo. Inoltre abbiamo molte postazioni legate ai nostri tour operator, a chi poi materialmente dovrà attrarre i nostri turisti. Noi diciamo che facciamo l'assist, poi il gol lo devono fare loro.